Un applauso. E non poteva mancare ovviamente Giorgio Negri. Giorgio Negri, buonasera, ciao Giorgio. Ciao. Un appuntamento importante, noi ce l'avamo lasciati a Genova in un momento molto particolare per la nautica, nonostante questo qua oggi si festeggia un investimento pesante, un investimento importante, perché ricordiamo, mi pare di aver letto da qualche parte, si parla di circa 8-9 milioni di euro come investimento della CMD per mettere... Assolutamente, a parte la cifra che è stata investita, come il pubblico potrà vedere, l'investimento è stato notevole, di grosso sacrificio, però andava fatta perché assolutamente non potevamo più rimanere nel limbo delle piccole e medie lavorazioni. Questo investimento ci ha permesso ora di entrare nell'Olimpo delle grandi lavorazioni, dei numeri. Le aziende importanti che si rivolgono a CMD. Assolutamente, le aziende importanti che si rivolgono a CMD, e quindi l'abbiamo fatto anche con grosso sacrificio, però come sempre la famiglia Negri ci ha creduto. Come sempre, noi ci teniamo a sottolineare che non è sempre, questo è un momento molto particolare dove notizie come quelle che state dando voi oggi non sono così all'ordine del giorno. Magari in qualche anno fa le aziende erano più propense a investire, oggi voi avete fatto un investimento importante in un momento in cui sembra quasi tutto buio, fuori c'è il buio, invece voi siete qua a dimostrare che credete molto nel vostro lavoro, credete molto nella ricerca del progetto dell'ingegneria italiana, che effettivamente è imbattibile. Se si mette quella sul piatto, noi vinciamo. Assolutamente, Francesco, sono d'accordo con te, e tengo a dire chiaramente l'investimento è stato fatto grazie anche al contratto chiuso e alla credibilità che abbiamo ottenuto da parte dei nostri principali clienti, quale VM, che ha rilasciato una commessa che ci ha permesso di fare questo tipo di investimento, di cui andiamo sicuramente fieri, e non sarà l'ultimo tipo di investimento che la famiglia Negri farà in questo settore, e si spera poi di ritornare alla grande anche sulla nautica, dove come sai noi siamo stati sempre presenti, ma che in questo momento non dà segni di vitalità. Ecco, non dà segni di vitalità il mercato, perché sappiamo che la nautica in Italia sta soffrendo proprio come settore, però negli ultimi anni si è visto proprio come invece il marchio FNM, al di là di quello che è un calo generale di vendite, ma il marchio FNM ha conquistato molto mercato, perché finalmente la gente ha potuto apprezzare il prodotto, l'ha conosciuto meglio, si sono avvicinati, all'inizio giustamente erano un po' scettici, oggi insomma la gente sa, il motore FNM è un bel motore, è un motore italiano, è un motore che viene dalla nostra tecnologia, che dimostra ancora una volta in tutto il mondo con la VM, con la Ferrari, con la Fiat stessa, di essere comunque sempre al top, e FNM in questo lo ha dimostrato, ha preso fiducia il mercato, purtroppo un mercato che oggi non si può permettere di andare per mare con una barca, ma questo non è colpa del prodotto FNM. Non è colpa sicuramente del motore, né colpa neanche dell'imbarcazione, viviamo un momento tragico dove la nautica chiaramente soffre, però vedo uno spiraglio chiaramente. Noi pensiamo che la nautica si possa riprendere dall'anno prossimo, siamo pronti con nuovi investimenti, con nuovi motori, ma tutto questo poi ce lo diremo in un'altra puntata. Ecco, due numeri su quello che invece appunto è la nuova linea Bruno Negri, una linea che è in grado di produrre, se abbiamo letto bene, qualcosa come 168.000 motori all'anno, cioè numeri impressionanti. 168.000 testate all'anno è un numero importante per un motore che sta avendo un grossissimo successo in Europa e nel mondo. Le testate che noi stiamo producendo andranno su questo nuovo V6 3000 della VM, che motorizzerà il Jeep Cherokee e la nuova Maserati Diesel. Ecco, questo la dice lunga su quello che poi è la vostra professionalità, e forse anche un merito, è un premio che vi arriva dopo tanti anni di ricerca, che avete investito molto voi sulla ricerca, spesso ricordiamo i vostri ingegneri, tutti italiani, ingegneri che hanno sempre ringraziato la CMD, perché loro sono veramente poi quelli che portano la novità, perché nasce dal loro cervello l'idea, e loro ringraziano la CMD di dare modo di esaltare quello che è un loro dono di natura, un loro studio, sicuramente hanno studiato, ma c'è anche qualcosa che va oltre lo studio, che è qualcosa che c'hai dentro e nasci con l'idea e vorresti portarla
al mondo e dire io ho scoperto la lampadina. Ecco, questo deve esserci qualcuno che te lo permette, e CMD in questo è sempre stata ringraziata da tutti i suoi dipendenti, dai suoi impiegati e ingegneri. Sì, sì, assolutamente. Noi abbiamo delle maestranze che malgrado la zona depressa, malgrado il mercato che non tira, lo posso dire con orgoglio, ad oggi non abbiamo fatto neanche un'ora di cassa integrazione, anzi con questa nuova struttura impiegheremo 25 nuove maestranze, che è un bel investimento. Penso che questo sia un esempio di quello che ha detto prima anche qualcuno, qualche istituzione politica locale, che giustamente ha ricordato: questa è una regione che ha avuto tanti problemi, ci sono anche dei sovvenzionamenti, dei finanziamenti agevolati, chiamiamoli, alcune volte addirittura a fondo perduto, se ne sono viste tante in questi anni, di questi soldi che venivano dati e poi scomparivano. Qui invece è una realtà che ha usufruito sicuramente anche di situazioni di quel tipo, dove c'è qualche agevolazione fiscale, ma però è qua da vedere, cioè voi il lavoro l'avete portato avanti, non avete mai approfittato di situazioni, anzi avete fatto nascere un centro produttivo veramente che fa, penso sia l'orgoglio dell'Italia. Noi ci teniamo a dire che tutti i finanziamenti sono messi qui, tutto quello che vedete è stato messo sul piatto, e siamo orgogliosi di poter mostrare al mondo, tramite anche la tua televisione, tutto quello che noi stiamo facendo, perché fa parte dell'orgoglio di imprenditore. Bene, amici di Non Solo Mare, io l'ho scritto su quello che era l'invito su Facebook, ma anche e soprattutto su Gomone Motori, il forum che ci segue molto. Io ho detto, se queste aziende sono importanti, bisogna che però anche da parte nostra e di tutti quelli che poi vanno per mare, quando si va a cambiare il motore, bisogna ricordarsi che qua ci sono aziende italiane che investono molto anche al buio, perché non è detto che i risultati arrivino, spesso si investe con la speranza che poi arrivino anche i risultati. Ecco, almeno noi italiani premiamo queste aziende, quindi FNM, secondo me, lo dico senza voler cattivare da nessuno, perché anche le altre aziende sono aziende importanti, tutti hanno dei buoni prodotti, però a parità di condizioni scegliamo FNM, scegliamo un motore italiano, perché questo dà modo di dare linfa a gente come la famiglia Negri, che poi portano avanti investimenti così importanti che danno da lavorare agli italiani, all'ingegneria italiana, soprattutto a quel settore della ricerca che molti si sciacquano un po' la bocca, ma poi dimenticano cosa sia la ricerca. La ricerca è questa, la ricerca è quella fatta dagli ingegneri della CMD e da tutti quelli che portano innovazione. Non è una cosa astratta, perché dire ricerca a volte... Come sempre sei troppo buono, io ti ringrazio. No, bisogna dire che per quanto riguarda il marino, noi abbiamo sempre la nostra gamma di potenza che va da 60 a 300 cavalli, entro bordi, entro fuori bordo, e possiamo sicuramente motorizzare e rimotorizzare tutti i tipi di imbarcazioni che vanno fino a 12 metri, con la possibilità di fornire il kit per i vari piedi Volvo Mercuries. Ricordiamo a questo punto che il kit prevede anche l'idrogetto, prevede anche l'ibrido, per cui c'è un po' tutto quello che... Il panorama, diciamo, di tutto quello che può essere il condensato della nautica oggi. E allora una battuta la dobbiamo fare per chiudere. Prima là c'è tutta un'esposizione di motori nuovi, sì, anche sì, di ultima generazione, però ce n'è uno che sembra un po' il museo dell'FNM. Sono passati pochi anni, era il 2009, però quel motore sembra già vecchio, superato, perché avete fatto tanti modelli nuovi, però quello ha regalato un mondiale. Quando potremo sperare di rivedere FNM impegnata in quello che poi sono delle gare di motonautica, che per quanto difficile in questo momento sia, la motonautica soffre, però era bello poter anche esprimersi su quello che è un campo gara. Assolutamente, è auspicabile il nostro rientro, stiamo già lavorando su un nuovo motore più potente che andrà intorno ai 350 cavalli, però adesso non mi far dire di più, no. Continuiamo a goderci questa giornata, ti ringrazio. Grazie a te, ciao Giorgio. Grazie, arrivederci. Il mondo secondo me è comunque un'impresa, anche perché veniamo comunque... Barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il mondiale del 2004. A Napoli non esiste ancora un marina, si continua. Prima Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico. Con